Buongiorno a tutti e a tutte, ben ritrovati. Eccoci nuovamente qui con un nuovo video tutorial. Come state? Come va la vita in questa finalmente sbocciata estate? Almeno qui da noi a Pordenone finalmente ci sono giornate di sole e la temperatura è abbastanza alta. Fino a non tanto tempo fa ovviamente c'era praticamente tutti i giorni pioggia e temporale. Comunque per fortuna è arrivato il caldo, è arrivata l'estate e cerchiamo di godercela il più possibile e di uscire a prendere un po' di sole. Infatti vedete che nera che sono. No, non sono mai uscita ancora, non sono riuscita ancora a prendere anche solo 5 minuti di sole. Spero insomma di riuscire prossimamente. Bando alle ciance, cosa andiamo a realizzare quest'oggi? Andiamo a realizzare questi orecchini pom pom, come potete vedere che indosso, con appunto la perlina. Aspettate che lo tolgo, ve la faccio vedere un pochino più da vicino. Ecco qui. Questa volta il pom pom non l'ho realizzato come ho fatto in altri video, diciamo in maniera manuale, o meglio, l'ho realizzato sempre in maniera manuale, ma mi sono aiutata con il pom pom marker della Clover. Ne ho sentito abbastanza parlare e ho deciso insomma di provarlo, e devo dire che mi sono trovata molto bene, ve lo consiglio. Ci sono di diverse dimensioni, in questa scatolina ce ne sono due diversi e utilizzeremo questo leggermente più piccolino. Quindi non mi resta altro che lasciarvi il tutorial dove vi spiego insomma tutti i passaggi per utilizzare insomma il pom pom marker e poi appunto per fare l'orecchino. Però se qualche passaggio non vi è chiaro, qualche dubbio, qualsiasi cosa, potete scrivermi qui sotto. Sempre qui sotto poi troverete i vari link per trovarmi sia su Facebook che su Instagram. Se il video vi piace, mi raccomando, tanti pollicini all'insù, e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale e attivate la campanella così non perderete nessuna mia news. Io vi lascio, ciao e alla prossima. Ciao! Inizio subito con l'elenco del materiale. Ci servirà del nastro, io utilizzerò questo nastro di organza da 2,5 cm di spessore, però come al solito ciò non toglie che colori ed eventualmente altri tipi di nastro potete tranquillamente sceglierli voi. In questo caso per realizzare il pom pom uso questo nastro di organza perché mi piace l'effetto che darà, quindi ve lo consiglio. Poi per andare a creare il pom pom utilizzerò questa volta questi pom pom marker della Clover, sono due diversi, hanno due dimensioni diverse, questo è da 35 mm di diametro e questo invece da 45, e in questo caso utilizzeremo questo più piccolino. Ve lo consiglio insomma se non vi trovate bene a realizzare i pom pom classici con le solite tecniche semplici che si trovano in giro, questi qua insomma sono una buona alternativa e soprattutto sono economici, io mi sono trovata molto bene e ve li consiglio. Poi serviranno due perline, io utilizzerò queste perline lisce e lilla da 12 mm. Poi serviranno i vari ferri del mestiere, in questo caso le due pinze, la forbice, un filo e poi alla fine serviranno due monachelle e due chiodini con l'occhiello. Per prima cosa andiamo a prendere il pom pom marker, quello un po' più piccolino, quello rosa da 35 mm, e praticamente funziona così. Allora ve lo faccio vedere, si trova in questa, lo trovate così, si andrà ad aprire tutte e due le alette, ok, sia da una parte che dall'altra, ci ritroveremo in questa situazione, vedete? Andremo a mettere praticamente, io metterò questo appunto, questo nastro, però voi potete tranquillamente andare a mettere anche lana, altri fili, insomma va bene con qualsiasi tipo di filo che volete usare, e andremo a metterlo da questa parte qui, prendendo ovviamente le due alettine sia da questa parte che da quest'altra. E poi adesso insomma sarà molto più facile da fare che da spiegare. Una volta che sarà pronto il tutto lo andate a chiudere così, ok, c'è anche qui in mezzo appunto un gancio di ferro che aiuta anche a bloccare il filo per non farlo scappare, diciamo così, e dopo andare a mettere dentro questa parte qui centrale, si va a legare, a mettere un filo, si stringe bene e poi una volta che è stretto bene si riapre il tutto, vedete, si riaprirà il tutto e poi pian pianino lo si stacca, oppa là là, e tireremo fuori il pom pom. Quindi
rimaniamo così, prendiamo il filo, in questo caso qui il nastro di organza, e andiamo a metterlo su, lo facciamo su, blocchiamo e aiutiamoci con le dita e poi partiamo pian pianino a farlo su. Mi raccomando, mettetelo più pieno possibile e soprattutto tutto uniforme, in modo tale da non lasciare buchi quando poi andremo a creare il pompon. Mi raccomando, tirate sempre bene. Ed ecco fatto. Io di solito poi faccio passare per sotto, lascio un pochino in più di nastro, taglio e vado a chiudere così, in modo tale che, vedete, da questo lato me lo tiene fermo, e la stessa cosa la vado a ripetere da questo lato. Adesso andiamo a ritagliare in mezzo qui. Sia da questo lato che dall'altro, e voilà, ci ritroviamo così. Adesso con un pezzettino di filo non ci resta altro che andare a inserirlo, come vi ho detto prima, dentro qui. Mi raccomando, tirate bene, perché proprio si deve andare a infilare dentro, non deve rimanere in superficie così, vedete, dovete proprio infilarlo bene dentro. Io poi faccio doppio giro, aspettate che, ok, tiro benissimo, forte forte, fate un altro, quindi un secondo giro, e poi vado a fare il doppio nodo. Uno qua. Mi raccomando, questo è un passaggio veramente molto importante, se non stringete bene il pompon non riesce a venire bene, quindi usate tutta la vostra forza. Ecco fatto, andiamo ad aprire così, aprire di qua, ecco fatto, e vado pian pianino a sganciare il tutto. Questo è il risultato. Adesso ovviamente dobbiamo andare a sistemare il pompon, non è finito così, quindi andiamo a tagliare i fili e poi pian pianino andiamo a livellarlo un pochino di più. Una volta che abbiamo sistemato il pompon, vado a prendere questa parte qui, ok, dove c'è un po' più di buchetto, che ovviamente si è andato a creare quando ho fatto il nodino. Prendo il mio solito chiodino con l'occhiello, prendo la pinza e vado ad aprire leggermente così il tutto. E lo vado a inserire qui dentro. Vado ad arpionare, come potete vedere. Vedete? E lo vado poi quindi a richiudere. Se avete fatto il nodo bello stretto, non dovete, insomma, preoccuparvi. Però, se volete, potete anche aggiungere un pizzichino di colla e siete tranquilli, insomma, che il nodino non si sfaldi, non si rovini. Quindi, in questo ci ritroviamo quindi in questa maniera qui, questo pseudo pompon lecca lecca, ok. Vado quindi a prendere la perlina, andiamo a inserirla e poi vado a creare l'asola, l'occhiello, vado a creare l'occhiello, come al solito piego in qua, prendo il tronchesino
vado a tagliare il pezzo in eccesso e vado a farlo ovviamente su se stesso. Lascio leggermente aperto e vado a inserire quindi la monachella e poi vado a richiudere il tutto. Sistemo un attimino eventualmente e l'orecchino è praticamente pronto. Adesso vado a fare il secondo e voilà, ecco fatto anche il secondo orecchino e abbiamo quindi due orecchini pompon fatti appunto col nastro di organza. Io spero che il tutorial vi sia piaciuto e spero insomma che questo aggeggino vi possa tornare utile se avevate pensieri insomma di acquistarlo. A me sembra simpatico, quindi ve lo consiglio. Comunque spero che tutto sia chiaro, ma come sempre dubbi, domande, richieste, qualsiasi cosa potete scrivere qui sotto. Sempre qui sotto troverete i vari link per trovarmi sia su Facebook che su Instagram. Se il video vi è piaciuto mi raccomando tanti pollicini all'insù e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale e attivate la campanella così non perderete nessuna mia news. Io vi lascio, ciao e alla prossima!